adesso un articolo dedicato alla cantante salentina Emma Marrone era stata smentita dagli interessati che però, e dichiara Emma Marrone in concerto a Torino, sono femmina ma non faccio nulla per esserlo. Lo spettacolo merita eleganza e sensualità. Lo spettacolo non può presentare Emma in versione casalinga. Il sudore, la presa con il microfono, la vicina o la tossina, ecco lì ci sono, lì c'è lo spettacolo. Continua Emma Marrone. Se mi guardo da fuori Emma Marrone mentre gioco il ruolo di donna fatale, vedo una donna, che lavora su se stessa, non una donna, che adora se stessa. Non sono perfetta fisicamente, non voglio estremizzare una fisicità, che non ho. Io canto e potrei essere anche più in carne, ma canto mica a posare per Playboy. Mi reputo bella in una bella taglia 42. Emma Marrone racconta che ama sedurre con lo sguardo. Il mio uomo, se ha le palle ed è intelligente, mi deve guardare fisso negli occhi. Per me dicono tutto. E quando ho incontrato gli occhi, che non meritavano le mie storie, sono finiti. Emma Marrone e il triangolo con Fabio Borriello, Chiara Blasi. Intanto la cantante prosegue con il suo lavoro tour Emma 3.0 che è partito l'8 novembre da Cireale, e che proseguirà per tutto l'inverno. È uscito anche il CD Elide, che racchiude i momenti più intensi del suo tour di Emma Marrone. Il singolo, che ha fatto da apripista al disco, è stato Resta un po', terzo singolo la firma dopo Cerca. Infine 14 dicembre Emma Marrone sarà ospite a Madrid del concerto di David Bisbal Cancelletto, TUYO Madrid, ma se dal punto di vista professionale le cose sembrano andare a gonfie vele, non sembra con altrettanto serena la sua vita sentimentale. L'ennesima storia, infatti, sembra essere arrivata al capolinea. Emma Marrone e Fabio Borriello si sono lasciati per colpa della blogger Chiara Blasi, la vincitrice del Festival di Sanremo 2012, e il fratello del calciatore Marco Borriello si sono detti addio poiché, secondo numerose indiscrezioni che circolano in rete, lui si sarebbe innamorato della fashion blogger. Per la verità già in passato si era vociferato molto sulla sua presunta tresca tra Fabio Borriello e Chiara Blasi, che però era stata smentita dai diretti interessati. Chiara Blasi intanto ha chiuso la sua storia con Oscar Branzani con pianto di polemiche e critiche reciproche su Instagram soltanto pochi giorni fa ed ora è finita al centro di Keusto presunto e scoppiettante triangolo amoroso.